Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parliamo di questo DC-DC Converter. Però ragazzi, non è solo un DC-DC Converter. Questo è un prodotto tecnologico molto molto carino, diviso in... giriamolo così, perfetto. Questa è l'entrata, più qui meno e qui più. Questa è l'uscita, perfetto, meno e più. E allora due trimmer, trimmer 1, trimmer 2. Possiamo regolare il voltaggio e la corrente ampere di uscita. Può accettare l'ingresso da 0 volt a 38 volt massimo. In uscita possiamo regolare tramite il trimmer da 1.5 circa volt a 36 volt. Corrente massima in uscita 5 ampere. Ragazzi, questo modulino ottimo per realizzare dei caricabatterie in corrente e tensioni costanti. Abbiamo, ora lo sposto, perfetto, numero 1, un LED, 2 LED e 3 LED. C'è il LED rosso, che è questo qui, LED rosso, LED blu e LED verde. Questo è il LED verde. E allora hanno è una sorta di display che ti fa appunto capire lo stato di funzionamento in diretta della schedina. LED rosso è power, cioè è acceso, power. LED blu e batteria in carica, carica in carica. LED verde, ragazzi miei, cos'è? Batteria full. Vuol dire che quando il LED verde si è acceso, il LED blu si è spento, la batteria che hai connesso in uscita è completamente carica. Prima di andare a connettere una qualsiasi batteria, litio, piombo, gel, eccetera eccetera, ovviamente deve andare a programmare le tensioni. Per esempio, io voglio caricare una batteria da al litio 3S. Ok, ora facciamo così per farti capire. Ok, una 3S, perciò 12,6 volt, perfetto. Vado a mettere in ingresso qui, per esempio, che cosa? Un 24 volt, un pannello solare, perfetto. Connesso qui il pannello solare, cosa succede? Vado a programmare innanzitutto il voltaggio di uscita. Lo programmo col trimmerino, molti giri, e gli dico di andare massimo a 12,6 volt, che è la tensione di ricarica del pacco batterie 3S. Dopo di quello devo andare a programmare anche la corrente di uscita. Corrente di uscita che, mettiamo il caso, sia 3 ampere. 3 ampere, perfetto. Dal momento in cui abbiamo fatto tutti i vari settaggi, possiamo andare a connettere la batteria con più e meno. Il pannello solare qui, pannello solare, perfetto, connesso con l'ingresso, e in uscita ci connettiamo una batteria 12 volt. Perfetto, così facendo, ragazzi, quando la nostra schedina
sente che la batteria è completamente carica, che cosa fa? Stacca la ricarica in automatico. Perciò, staccando la ricarica in automatico, salvaguardia il funzionamento della batteria, cioè non dà sempre energia a vuoto. Perfetto. Quando la batteria inizia a scaricarsi, vuoi perché ci abbiamo connesso una luce, un LED, una strip, un qualsiasi cosa, quando la batteria, il voltaggio comincia a scendere sotto la soglia, cosa fa lui in automatico? Ragazzi, ovviamente ci deve essere il sole. Se c'è il sole e il pannello produce, la batteria ritorna ad essere sotto carica. Tutto tramite display dei tre LED. Perfetto. Detto questo, possono nascere, come hai capito, tanti progetti interessanti con questa schedina. A protezione, inversione della polarità, protezione della temperatura, protezione sovraccarica. Per quanto riguarda l'inversione di uscita della polarità, consiglio di mettere un bel diodo per evitare eventuali problemi, perché loro dicono che c'è la protezione integrata, però ragazzi, in passato per uno sbaglio, una confusione, ho connesso al contrario la batteria e ovviamente è saltato tutto, anche se doveva essere autoprotetto, però così non è stato. Questo discorso vale anche se voglio andare a ricaricare per esempio con un alimentatore da 36 volt una batteria da 24. Grazie per questo video, è tutto, e sotto in descrizione ti lascio i link alla schedina. Come vedi è bellina, fatta bene, saldature pulite, molto compatta, perciò se vuoi andare a creare un progetto, come sanno chi diciamo è infarinato, l'ingombro è molto importante. Vendono, e io sotto ti lascio anche il link, delle piccolissime alettine di raffreddamento che costano niente, però ragazzi aiutano la dissipazione passiva. Perciò se eventualmente hai un picco di corrente di uscita quando proprio la tua batteria è a terra, puoi sfruttare anche correnti più alte, non la 3A per esempio. Puoi andare anche a fare diciamo ricariche con 4A, 5A, appunto per premerlo al massimo e avere una ricarica più veloce. Ovviamente ragazzi, il tutto in proporzione anche a cosa hai d'ingresso. Ovviamente, come alimentazione o come diciamo fonte di energia di ingresso. Per questo video ragazzi è tutto, se sei interessato al settore batterie, se sei interessato al settore, guarda cosa ti faccio vedere qui. Queste sono due celle 18650 ragazzi, prese su AliExpress tempo fa, sono da 8800 mAh. E questa è da 6800 mAh, almeno così dicono le etichette, ma ragazzi sono celle false. Io ne ho un paio, le colleziono appunto per farvi vedere che in commercio ci sono tantissimi prodotti falsi come queste. Non le acquistate mai, mi raccomando. E niente ragazzi, iscriviti al corso Battery Maker, ti aspetto, abbonati anche al canale YouTube così da poter accedere al mio gruppo riservato Facebook, e se vuoi iscriviti anche al canale Telegram dove vado a mettere tutte le offerte, promozioni tutto l'anno ovviamente, e tanti errori di prezzo e tante cose belle. Ciao ragazzi, al prossimo video!